Ci siamo ragazzi, primo allenamento di questa giornata andato, 5 km di corsa lenta, adesso doccia e tra meno di 24 ore la prima gara di questa preparazione. Benvenuti quindi nel sesto episodio della Hybrid Marathon Prep. Oggi ragazzi siamo a sabato 27 maggio, a meno di 24 ore da quella che potremmo chiamare la prima gara di questa preparazione. Infatti domani a quest'ora avrò corso la Polimiran, che vuol dire 10 km a Milano, evento organizzato dal Politecnico, che correrò al massimo. Non ho grossissime aspettative, lo confesso, ma perché il passo tutto sommato è ancora lento, però sarà un bel test da fare. Adesso comunque faccio la merenda post corsa, che sono molto affamato, e vi mostro cosa mangio. Come merenda post corsa quindi un bel panino, che sono 75 grammi di pane, 20 di burro d'arachidi, 15 di marmellata e una banana. Ne ho tagliata un po' dentro, l'altra l'ho già mangiata. E poi ovviamente un bel bicchiere di elettroliti gusto limone, che dopo la corsa tirano un sacco sulle energie, ecco, senza magari rovesciarli per terra. Oggi tra l'altro, essendo che appunto siamo a sabato, è anche una giornata di doppio allenamento, tant'è che stasera avrò l'allenamento in palestra, vi ci porterò tra un attimo letteralmente. Prima però c'è una cosa che ho finalmente deciso di fare, di cui ci tengo a parlarvi per farvi capire qual è il progetto. Sostanzialmente ragazzi, ho deciso di aprire un account Patreon. Se non sapete di cosa si tratta, è una piattaforma in cui si possono creare abbonamenti a pagamento in cambio ovviamente di contenuti, di omaggi, di sconti di qualunque genere. Ho preso questa scelta perché il percorso che ho cominciato con la preparazione di questa maratona, e se andate sul mio account Patreon scoprirete tutto quanto, è un percorso del quale non ho ancora il coraggio sinceramente di parlare così esplicitamente su YouTube. Per i prossimi 3 anni mi richiederà tantissime risorse, ovviamente di tempo, ma soprattutto economiche. Dopo la maratona inizieranno delle preparazioni molto più costose, quindi quello che ho pensato è: diamo la possibilità a chi di voi lo vorrà, uno, di sostenermi ancora di più in questo percorso, perché oggettivamente si tratta di un sostegno economico diretto, ma due, di avere una marea di omaggi, di cose in cambio di questo supporto. Ringrazio fin da subito chiunque deciderà di iscriversi, perché è una super mano che mi date. Oggi pomeriggio a me attende un po' di lavoro, tantissimo stretching, ma noi ci torniamo direttamente questa sera, che andiamo in palestra insieme. Guardala! Hola. Buongiorno! Ciao! Pronti all'allenamento? Sì, dai. Va bene. Andiamo. Ragazzi, stiamo qui andando in palestra. Oggi allenamento di gambe, schiena e petto. Spero di chiuderlo entro un paio d'ore, perché oggi siamo un filino di corsa. Però vediamo di ovviamente chiudere tutto quanto. Primo esercizio ragazzi, squat 4x5 con 3 fermi in discesa. Peso abbastanza leggero visto che domani abbiamo la gara di corsa. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ragazzi, questo è un 4x8. Picco di un secondo, di salita di 2 secondi. 60 secondi di recupero. Subito pesantino. Ultimo esercizio per la schiena, il pull down, che avete visto con l'elastico. Adesso mi sono sparato poi 5 serie di spinte al multipower con 2 secondi di discesa e 1 secondo di picco. Posso? Ragazzi, devo dirvi una cosa, comunque sono qua con uno di voi, il grandissimo Ash. Devi ridire quello che hai detto prima, però. Ovviamente la qualità dei video. Oh, giuro, non ho detto niente, ha detto tutto. Grande Ash, buon allenamento. Grazie anche a te. Ultimo esercizio di petto, croci, poi ultimo esercizio che saranno le braccia. L'ultimo esercizio, carico il bilanciere dritto, dead stop e 3 secondi di negativa. Mm-hmm.
Siamo alle 8:24. Adesso ragazzi, passo libero della settimana e poi per oggi è chiusa. Domani mattina sveglia prestissimo, penso intorno alle 6, tornerà a Milano. Ragazzi, testa subito a Milano, vediamo se l'auto parte. Eccola lì, va bene. 310.000 km ragazzi, e non sentirle. Proviamo. Ragazzi, siamo quindi quasi pronti per partire. Comunque siamo armati, fascia cardio, Insta 360, che dopo vi racconto velocemente cos'è, che sarà perfetta per la corsa. Per cui dai, adesso aspettiamo la partenza, noi ci aggiorniamo direttamente quando siamo per partire. Ok ragazzi, era il momento del primo vero test di questa preparazione. L'obiettivo che mi ero dato era di provare a chiuderla intorno ai 52-53 minuti, contando che solo poche settimane fa, nel test dei 20 minuti, avevo chiuso 3,8 km con un passo di, se non sbaglio, 5,14. Per cui pensare di andare più forte di quello su una distanza maggiore sarebbe stata pura fantascienza. Era però il momento di partire. 3, 2, 1, pronti? Vamonos! Partiti ragazzi, vediamo come va. Primo chilometro chiuso a 5,13. Stiamo volando ragazzi, volando, forse troppo. Vedremo sul lungo. Ragazzi, siamo a 3 adesso, stiamo tirando, vediamo se riusciamo a tenere il passo fino alla fine. Eppure ce l'ha, 5.03. Madonna mia, 5.03. Ragazzi, bucati 5, passo medio sotto i 5. 5.08 medio. 5.08 ragazzi. L'ultimo chilometro non accelerato. Mamma mia. Cioè se arriviamo in fondo così sarebbe tanta roba. Eravamo quindi al quinto chilometro e il pronostico dava ancora l'arrivo in 52 minuti circa, che era già tantissima roba. Ma prima di raccontarvi come si è chiusa una delle gare di cui sono più fiero della mia vita, lasciatevi racconti velocemente cos'è questo gioiellino che mi ha permesso di correre alla grande, di far riprese fenomenali. Questo gioiellino ragazzi è il nuovo modello della Insta360, la Insta360 X3, una videocamera che, uno, chiamarla videocamera è riduttivo, e due, finché non la si prova è inimmaginabile pensare che possa fare quello che invece fa con tranquillità. Sostanzialmente ragazzi è una videocamera con due obiettivi che riprendono a 360 gradi tutto quello che succede. Per cui vi faccio un esempio semplicissimo: in questo momento io sto parlando, sto tenendo in mano la videocamera girata in qualunque modo. Raga, vi confesso, le funzionalità che questa videocamera offre sono infinite. Vi confesso anche che non ho ancora avuto modo di sperimentarle tutto quanto, ma le sperimenterò man mano nei prossimi video. E tra l'altro c'è un link in descrizione che vi permetterà di acquistarla approfittando degli sconti che sono presenti appunto sul sito. Torniamo a noi, perché siamo nel mezzo della gara più bella che io potessi fare. Eravamo rimasti quindi al quinto chilometro. Da quel momento io e Davide abbiamo messo letteralmente il turbo, ma arrivati al nono chilometro l'energia non ha cominciato a finire. Ultimo chilometro,
Sono 4, ragazzi. 8. Ormai però mi conoscete, non avrei mai abbandonato una gara fino a quel momento portata avanti così bene. Quindi il 10° chilometro non solo l'abbiamo chiuso, ma è stato il più veloce dell'intera gara. Madonna mia, sotto 50. Ragazzi, non vi nego che sono davvero entusiasta del risultato della prima gara di questa preparazione. 10 km chiusi in 49 minuti e pochi secondi. Un risultato davvero sul quale non avrei scommesso niente fino a poche ore fa. E che segna un ottimo risultato a solo poche settimane dall'inizio della preparazione. Si chiude quindi anche questo episodio della Hybrid Marathon Prep. Di nuovo ringrazio chiunque di voi mi supporta in modo diretto, per cui con Patreon, con gli ordini su Prozis, ma anche tutto il supporto che mi date con i commenti, con i messaggi che mi mandate. Mi motivate davvero a continuare a spingere alla grande ed è quello che farò, un passo alla volta, raga. Dobbiamo fare grandi cose. Noi ci aggiorniamo domenica prossima con il prossimo episodio di questa serie.